Senta Presidente, in questione Piombino lei ha lanciato questo appello, ci sono dei riscontri, insomma una sollecitazione che va a toccare il tema di Levante. Ora, stamani non avevo riscontri su questo e a Piombino noi soffriamo da molto. Ecco. Noi ci siamo messi a disposizione di Rebrab perché era stato scelto dal governo e abbiamo fatto tutto quello che potevamo perché nel rispetto delle regole potesse adempiere e fare quello che si era impegnato a fare. Purtroppo, come abbiamo visto, ci sono delle inadempienze notevoli. Il governo ha deciso di rompere il contratto, a quanto mi risulta. Attenzione, noi aspettiamo fiduciosi che nel più breve tempo possibile riprenda l'attività produttiva e quindi i lavoratori possano avere un Natale regolare, lavorando e prendendo uno stipendio regolare. E poi vorremmo soprattutto che non si perda di vista l'obiettivo, cioè a Piombino io rimango dell'opinione che bisogna tornare a produrre acciaio. Lì si è cominciato qualche millennio fa a fondere il ferro, forse per primi in questa parte di mondo, e adesso bisogna che quella quantità in maniera ambientalmente sostenibile di acciaio necessaria per far lavorare i laminatoi e altri prodotti che lì si fanno si produca con quella qualità che a Piombino si era soliti fare. Per cui il messaggio che mando è fare presto e soprattutto noi non ci accontenteremo di meno di un progetto che torni a produrre acciaio, faccia di Piombino, che parta presto, e anche perché questo è il modo serio per tutelare l'occupazione. I 2.000 più altri 2.000 posti di lavoro che ci sono in quella realtà.